Bentornati su Talking Page e bentornati a questo nuovo video, sempre nella mia postazione, nella mia stanzioletta, nel mio studiolo, nel mio, che ne so, un posto. Ecco, cosa volevo farvi vedere oggi di bello, di cose che ho trovato in rete molto particolari. Qui oggi si parla di arte, si parla di bellezza e si parla anche di un modo molto alternativo di usare i libri, perché noi di solito li apriamo, li leggiamo, ma c'è chi è abbastanza fuori di testa, abbastanza creativo da utilizzarli per fare delle vere e proprie sculture. Io ho raccolto un po' di foto interessanti, mi piacerebbe guardarle assieme a voi, perché ci ho dato giusto un'occhiata, però devo ancora guardarle bene, devo ancora studiarle bene. Quindi, bando alle ciance e ciancio alle brande. Guardiamo un po' questa galleria perché non stiamo mica qui a smacchiare i leopardi. Allora, partiamo subito con un artista che si chiama L'Handicap. Poi vi scriverò il nome qui sopra, così magari potete anche voi andare a googlare un pochettino. Googlate, se devo sempre googlare tutto io, devo sempre mostrarvi tutto io e che cos'è. Questo artista qui ha voluto omaggiare il nostro orgoglio nazionale che è Leonardo da Vinci. Stavo per l'appunto guardando come ha preso 5 volumi, sono 5, sì, ha preso 5 volumi, li ha incollati, perché questo penso sia un lavoro di incollaggio di volumi per poi poterli appunto scalpellare, poterli manipolare, scolpire, è la parola che cercavo da scolpire, notare come sono andata a cercare i sinonimi tipo pasticcio di melanzane. È notevole, è davvero, davvero notevole questa scultura, questo, come diavolo lo vogliamo chiamare? Non è una scultura vera e propria, non è una scultura vera e propria, è un'opera d'arte a tutti gli effetti, ecco, perché è veramente bellissima l'espressività di questo volto, ha colto perfettamente quella che è l'immagine di Leonardo da Vinci che tutti abbiamo in mente, quando pensiamo a Leonardo da Vinci, questa espressione un po' corrucciata. Passiamo a un'altra foto, sempre di L'Handicap, perché ce ne sono tante e sono una più bella dell'altra. Ha omaggiato Abramo Lincoln e anche qui il lavoro è notevole di scultura, veramente niente da dire, sorprende, stupisce, affascina. E sebbene magari tutti noi stiamo un po' soffrendo per il destino che hanno avuto questi libri, da una parte soffriamo, ma dall'altra ci diciamo: beh, meglio essere trasformati in un'opera d'arte che magari essere buttati nel secchio della carta e quindi non essere letti più da nessuno. Qui vengono letti in un modo diverso. Il nostro occhio non legge le parole, legge la loro sostanza, la loro materia, ecco, che da qualcuno, da un bravissimo artista quale L'Handicap, è stata trasformata in un'opera d'arte. Stavo guardando il particolare dell'occhio o delle borse sotto gli occhi, io e Lincoln ci capiamo perché anch'io qua, altro che le borse della Coop qui mi fanno un baffo, ma non importa, sono bellissima, siamo tutti bellissimi con i nostri difettucci. Se io non avessi queste, la mia faccia non sarebbe più la stessa e io magari allo specchio non mi riconoscerei più. A parte questi discorsi senza senso, andiamo avanti alla terza foto che è sempre di L'Handicap, perché mi sono innamorata di sto artista qui, fa delle sculture che come vedete lasciano senza fiato. Qui invece abbiamo il nostro Einstein e la sua teoria della relatività, perché come si legge un libro è relativo in effetti. Qui l'artista ha letto il libro a modo suo, cioè lui in questi 5 volumi ci ha letto la faccia di Einstein. Come vedete ha tutto un senso, il cerchio si chiude. Passiamo ad altre foto perché non è finita qui, ne ho altre, non pensiate di esservela cavata così con una manciata di minuti. Qui vi saprò dire, mi sfugge adesso il nome dell'artista, ve lo faccio sapere appena lo trovo. Bellissimo questa interpretazione di questo libro, peccato non leggere il titolo del libro, non sapere di che libro si tratta in effetti, perché questo bosco e questo immergersi nel bosco che parte da grigio e diventa via via più luminoso con queste tonalità viola, verdi, veramente bellissimo. Sono incantevoli queste opere d'arte, davvero. Qui questo è un omaggio ad Anna Frank, anche qui l'artista, vi scriverò il nome qui sopra.
adesso non ricordo l'artista, non riesco ad agganciarlo nella mia memoria da topo morto, non mi viene in mente. Comunque, fidatevi che avrete la vostra informazione una volta che avrò editato il video. Questo artista invece ha scelto di far vedere l'interno del libro e di probabilmente sarà anche il diario di Anna Frank. Adesso non so se anche ingrandendo si riesce a vedere qualcosa. Anche ingrandendo io, con la qualità di questa foto, non riesco a leggere, a parte che non è neanche scritto né in italiano né in inglese e mi trovo un po' in difficoltà. Comunque, ho provato a fare lo zoom della foto, ma non riesco ad agganciare che libro è. Penso, presumo, vado per logica, che sia il diario di Anna Frank, che sarebbe una cosa bellissima perché cogliamo alcune parole di questa ragazza straordinaria che è ormai diventata il simbolo quasi dell'Olocausto e ci aggiungiamo sopra, ci viene fornito anche il suo ritratto. Per me questa è forse le batte tutte, sono tutte stupende quelle che ho trovato, lo vedrete nel corso del video, ma questa secondo me come significato in sé le batte veramente tutte. Andiamo avanti. Questo, ditemi se non è straordinario. Io presumo sia una specie di libro di anatomia. In origine fosse stato un libro di anatomia. Il modo in cui adesso io non riesco a capire se sono state incollate talmente bene le pagine da non risultare più visibili, oppure sia un blocco di legno scolpito come se fosse un libro e a sua volta riscolpito in modo da creare questa immagine. Un po' inquietante, un po' così, ma ragazzi, siamo fatti così noi dentro. Io non capisco quelli che si scandalizzano quando vedono le immagini del corpo umano. Siamo fatti di ossa, di muscoli, di carne, di vene, di sangue, di arterie e questo è la nostra essenza, è questo. Questo che c'è qui sopra è solo una copertura. Che può essere gradevole o meno gradevole, insomma, dipende dall'autostima di ciascuno di noi, che copre il tutto. Bellissimo, questo è bellissimo, spero che sia stato fatto su un libro di astronomia, io credo proprio di sì, ok, c'è stato un attimo un terremoto perché io ho mosso il cellulare qui sul mio bel trespolino. Il trespolino qui l'ho trovato da Tiger, magari dopo la fine del video ve lo mostro, è utilissimo perché potete appoggiarci appunto al telefono, metterlo sulla scrivania e realizzare il vostro video. Si incurva in tutte le direzioni, insomma dopo ve lo mostro se vi interessa. Stavamo per l'appunto guardando questa bellissima scultura che secondo me eccezionale, anche perché sono stati lasciati i disegni, ecco, della volta celeste e c'è stato aggiunto queste sono state aggiunte queste questo paesaggio quasi lunare, questo paesaggio forse di un pianeta che neanche conosciamo, oppure sono le montagne della Terra, adesso dipende da come uno la vuole guardare. Questo è dedicato a un luogo di cui adesso mi sfugge il nome, però ve lo scriverò qui sopra. Lo conosco, però adesso mi sfugge il nome, giuro, veramente. Questo è molto più semplice, ma mi è piaciuta l'idea che è completamente diversa da tutti quelli che abbiamo visto fino adesso. Ovvero sia l'artista qui ha preso, sempre lavorando con la colla o qualsiasi altro materiale, adesso non lo so come ha fatto, ha preso la colla e ha pinzato le estremità di questi gruppi di pagine fino a realizzare questo fiore. E secondo me è veramente delizioso, bello, come soprammobile per ciascuno di noi penso sarebbe bellissimo, ma ho idea che costi un botto di soldi, chiamarlo soprammobile è brutto, ma come soprammobile sarebbe veramente incantevole. Questo qui credo sia stato scolpito attraverso, per mezzo del libro Alice nel Paese delle Meraviglie, infatti ci vediamo il party del buon non compleanno del cappellaio pazzo, ecco, cappellaio matto, matto sì, matto sì. Credo sia Cappellaio Matto, sì. Mi viene in mente adesso la musichetta, così istintivamente mi viene in mente la musichetta che mi ricordo del film d'animazione che è stato fatto. Un buon compleanno a te, a me, un buon compleanno. Va bene, sciocchezzuole a parte, andiamo avanti. Incantevole, delizioso, quest'opera d'arte dedicata alla piccola fiammiferaia.
storia tristissima, tra l'altro, perché io una volta mi ricordo che la sentivo sempre nominare come fiaba, ma stranamente, non avendola letta quando ero piccola o non avendola letta appieno, ne sapevo solo la trama così in generale. Una volta che ho scoperto che finisce malamente, cioè lei ci lascia le penne, ecco, mi sono rattristata un casino. Comunque, bellissima, bellissima veramente perché c'è stato questa manipolazione di questo libro, aggiungendoci anche delle lucine, insomma, per far vedere delle lucine e anche dei fil di ferro, non so se si vede nella foto, sono stati utilizzati per far vedere la neve che cade. Un babarum, ecco, andiamo avanti. Beh, questo è d'effetto perché è stato fatto un buco anche sopra, in questi cinque libri. Ed è un posto favoloso, incantevole. Penso anche questo che sia un posto nel mondo, ma non riesco a ricordarmi che grotta sia. Credo sia una grotta famosa da qualche parte nel mondo, ma non mi ricordo. Prossima foto. Bellissimi, bellissimi. Questi sono stati usati addirittura gli elenchi telefonici di Manhattan. Questo è un artista cinese, non mi sbilancio, Long Bin Chen. Chiedo scusa a Long Bin Chen se sto pronunciando da cane il suo nome, ma non ho studiato il cinese. Prossima foto. Qui è stata fatta una scelta diversa di tipo di libro, cioè lasciamo perdere gli elenchi telefonici. Questi sono tutti i libri di narrativa, adesso non riesco a cogliere i titoli e anche qui comunque è stata rappresentata una statua, anche questa presumo famosa, non so se è un tipo di Buddha. La mia ignoranza è senza confini, veramente. Andiamo avanti con la prossima foto. Questa è l'ultima, se non erro, sì, è l'ultima. Qui interviene, diciamo, una struttura esterna che non è fatta di carta, almeno che no, non è fatta di carta, è ferro o legno. E con in mezzo un bel teschietto, così schiacciato tra le falde di un libro. Rappresentativa di quello che può essere un lettore, rappresentativa in senso brutale perché alla fine è un teschio, ma forse provandolo un po' a interpretare, dice che è l'essenza dell'uomo nella quale il libro penetra. Ecco, i libri ci penetrano nel cranio proprio in senso teschio. Questa mia interpretazione da critico da quattro soldi, veramente, in soldi spiccioli, ho cercato di trasmettervi la mia opinione su quest'ultima opera. Bene. È finito anche questo video, spero di avervi incuriosito, meravigliato, di avervi fatto venire gli occhietti a cuoricino con questo mio video che parlava per l'appunto di un modo alternativo di vedere i libri, di utilizzarli. Non che questi artisti abbiano mancato di rispetto agli autori di questi libri, ma secondo me invece gli hanno aggiunto qualcosa di magico, perché queste sculture che abbiamo visto assieme hanno veramente qualcosa di magico, di speciale. Vi ringrazio di aver guardato questo video. Ciao bella gente! Il trespolino di cui vi parlavo è questo qui. Eccolo qua. Questo è tutto. Ciao bella gente!